hanno protestato pacificamente dinanzi a Palazzo di Città per manifestare il loro disappunto per le scelte di Salerno Energia Holding, che prevedono il taglio di circa 200 euro mensili sullo stipendio, oltre alla perdita dell'indennità di presenza di circa 7 euro e alla riduzione del buono pasto da 11 a 8 euro e 30 centesimi. Un'operazione che dovrebbe ridurre i costi di 250.000 euro all'anno, ma i 123 lavoratori di Salerno Sistemi non ci stanno. Vogliono capire fino in fondo le ragioni che hanno portato al pesante passivo in bilancio della municipalizzata e ritengono, come hanno scritto stamani in una nota, di aver già partecipato da 4 anni al piano di risanamento della società. Se siamo qua è perché abbiamo una situazione sofferente sulle nostre buste paga e sostanzialmente noi rivendichiamo alcuni diritti, quali ad esempio un premio di risultato che non ci viene erogato ormai da 4 anni e quindi circa 500.000 euro che stiamo cedendo all'azienda. Abbiamo abbattuto lo straordinario negli ultimi 7 anni, quindi i nostri impiegati lavorano semplicemente con una busta paga pulita in cui non c'è nessuna voce straordinaria da 7 anni a questa parte. Noi, come ha detto Porcelli, siamo disponibili al confronto, siamo disponibili al dialogo, però non può essere un dialogo dettato da una parte sola. I lavoratori, si chiede un sacrificio ai lavoratori probabilmente troppo grande, perché togliere 190 euro da una busta paga, che è una normalissima busta paga, qua parliamo di lavoratori che percepiscono 1.200 euro al mese, cioè togliere 200 euro significa mandare queste famiglie in mezzo alla strada. Quindi voi cosa chiedete? Noi chiediamo che ci vengano riconosciuti i nostri diritti, che non sono privilegi, non sono frutto così di... vengono da trattative vecchie, da rinunce fatte in passato.